signori, abbiamo iniziato ora le discese verso l'aeroporto di Ballintane. In questo momento a terra sono le 7:30. Buongiorno. Appena meno 4 gradi. Tu hai dormito? No, dormirò in albergo. Sarai all'altezza. Lo sei sempre. Lo scopo della vostra visita? Un congresso sulle biotecnologie. Devo presentare una relazione. Signore e signora Harris, benvenuti a Berlino. Danke schön. Avanti, prego. Devo presentare una relazione. Beh, lei me l'ha chiesto. Benvenuti a Berlino. Marty, sali, lascialo fare a lui. Şimdi salaklar onu arıyorlar. Bana bak. Ali. Ali ulan bizim... Çok güzel. Ben de seviniyorum. Tabii hepsini davet et. Bütün arkadaşlarını da. Tabii. Bana bak. Sana güzel bir parti yaparız. Tamam mı? Söyle bir daha kaç gün? Secondo te cosa dice? Arabadayım. Taksideyim. Non ne ho idea. Müşterim de var Guarda, Isabel Cronenberger sabato inaugura una mostra. Ah, davvero? Ricordi? L'abbiamo vista a Chicago. Sì. Incontriamoci lì sabato, che ne dici? Ti raggiungo dopo aver pranzato con il professor Bressler. Sì. Se me lo prometti. Te lo prometto. Ben öbür annelerle, babalarla konuşmayı istemiyorum. Oğlum 16 yaşındasınız. Ben sizi yani... Benvenuti all'hotel Adlon Kempinski. Grazie. Va alla reception, qua ci penso. D'accordo. Già state ospiti da noi? Prima volta a Berlino. Prima volta a Berlino. Quanto le devo? 37, signore. Ecco a lei. Grazie. Benvenuta all'Adlon, signora. In che posso aiutarla? Signori Harris, suite Eisenhower. Subito. Aspetti, aspetti. Tutto a posto, signore? C'erano solo queste sul taxi. Sì, signore. Signora Harris, la suite Eisenhower non è disponibile al momento. Scusi, come sarebbe a dire non disponibile? Abbiamo dovuto fare dei cambi per ragioni di sicurezza, ma... L'abbiamo confermata 2 settimane fa. Mi lascia rispondere al telefono? Sie können gerne durchstellen. Das Hotel Adlon Kempinski Berlin. Mein Name ist Peter Hoffmann. Was kann ich für Sie tun? Aber natürlich, Frau Meyer. Natürlich, es ist mir ein Vergnügen. Autista, mi scusi, non c'è un'altra strada. Dai, su.
Okay, ihr bleibt hier. Ich passe hier auf ihn auf. Ich hole die Sanitäter. Ist er okay? Signore! Signore, mi salve! Hilf mir, wir müssen ihn wiederbeleben. Wie lange war er unter Wasser? Eine Minute vielleicht. Auf jeden Fall? Ja, und genau auf die Brücke. Hallo, geht's dir gut? Keine Atmung. Wir gehen in Reanimation. Kein Puls. Immer noch kein Puls. Sauerstoff. Schnell. Weiter. Für die 200? Weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Weg vom Patienten! Dr. Fage? Dr. Fage? Können Sie mich hören? Hören Sie mich? Wie heißen Sie? Sie haben einen Unfall gehabt. No, io non parlo tedesco. Cos'è inglese? Americano. È rimasto coinvolto in un incidente. Un incidente? Sa dirmi il suo nome? Il suo nome? Martin Harris. Dottor Martin Harris. Dov'è mia moglie Liz? È ferita? Dottor è Harris, ferita. Si calmi. Dove sta? Va tutto bene, dottor Harris. Lei era l'unico passeggero. Il taxi che la trasportava è finito nel fiume. Il suo cuore si è fermato per alcuni minuti. Oggi è giovedì 24 novembre. Lei è rimasto in coma per 4 giorni. Il giorno del ringraziamento. Ma mia moglie è a Berlino con me. Dove sta? Perché non è qui? Dottore, non potevamo identificarla. Lei non aveva documenti addosso. No, la prego, non si muova. Dove possiamo chiamare sua moglie? Ha con sé un cellulare? Certo che è un cellulare. Il numero è... non me lo ricordo. Provi a dirmi che cosa ricorda bene, Martin. Ricordi frammentati. L'arrivo all'aeroporto, io che salgo in taxi con Liz. Non so come sono finito qui. Non c'è una regola fissa nei traumi forti di questa natura. I ricordi svaniscono o si frantumano, per lo più ritornano, anche se è molto difficile che lei possa ricostruire la dinamica del suo incidente. Intanto possiamo vedere se qualcuno ha denunciato la scomparsa del dottor Martin Harris. Certo, giusto, sì. Ok. Con Kevin Spencer e Diana Bailey. Buonasera dagli studi di BNI World News. Le principali notizie del giorno. Il primo ministro. Vestiti per lei. Qualcuno ha chiamato, mi ha cercato. Mia moglie. Mein Frau. Thank you.
Cesar. È stupenda, davvero stupenda. Sono contenta che ti piaccia. Me l'ha regalato lei questo orologio. A Parigi, in viaggio di nozze. Principe Shada è arrivato oggi a Berlino per l'annuale conferenza mondiale sulle biotecnologie. La delegazione al seguito del principe ha alimentato le voci secondo cui durante la conferenza, al suo 10° appuntamento, sarà annunciata un'importante scoperta scientifica. Con i migliori ricercatori del mondo riuniti nel lussuoso Hotel Adlon, al centro di Berlino, il settore delle biotecnologie finisce quindi davanti ai riflettori per un fertile scambio di conoscenze. Io sono qui per la conferenza. Infermiera! Deve comprendere il rischio che corre. Dottore, manco da 4 giorni. Mia moglie è sola in una città che non conosce. Sarà terrorizzata. La devo ritrovare. Firmi il modulo. Questo mi autorizza a dimetterla. Le do il mio biglietto. In caso di nausea, vertigini, difficoltà nell'esprimersi, mi chiami immediatamente. Intesi? Grazie. Hotel Adlon Kempinski, dica pure. Salve, sono un ospite dell'albergo, ho perso la chiave, me ne serve un'altra. Qual è la sua stanza? La suite Eisenhower. Mi dice il suo nome? Martin Harris, dottor Martin Harris. Mi fa vedere un documento, signor Harris? C'è stato un inconveniente, ho perso il mio passaporto. Ho bisogno di un documento, signore. Se mi fa accompagnare in camera, risolverò la cosa. Scusi un momento. Hallo, hier ist die Rezeption. Ja, ich habe ihn her hier und meinte, dass er ein Gast bei uns meinte, dass er. Mi scusi, signora, l'invito? No, o meglio, sì, sono il dottor Martin Harris, sono in lista. Oh, a controllo. Credo di aver visto mia moglie lì dentro, vorrei raggiungerla. Herr Strauss? Il dottor Martin Harris? Sì. Sì, il suo nome risulta. Io mi chiamo Strauss, sono il responsabile della sicurezza dell'albergo. Ha con sé un documento, il passaporto, la patente di guida? No, non ce l'ho, ma... Lo riconoscerai, è laggiù. Professor Bressler! Professor Bressler! Signore, mi la conosce, prego. Può confermare la mia identità. Se avrà pazienza, non ci saranno problemi. Sto avendo molta pazienza. Oh, Dio, ti ringrazio, eccola. Quella è mia moglie, lì accanto al tavolo del buffet. Sono rimasto isolato per 4 giorni. E lei non ha idea di cosa mi sia successo, perciò dovete portarmi da mia moglie. È di corsa! D'accordo. Grazie. La donna vestita di scuro. Va bene. Ma non credo. È difficile. Signora, permette? C'è suo marito qui. Liz. Oh, finalmente. Oh, scusi, ma io la conosco. Liz, cosa dici? Scusa, ho avuto un incidente, ero in coma, in ospedale non sapevano chi fossi. Ti ho chiesto scusa. Lei deve avermi confusa con qualcun'altra. Liz. Sono io, Martin. Tuo marito.
Ci deve essere un equivoco. Io non conosco quest'uomo. D'accordo. Martin, questo è mio marito. Salve. E lei il dottor Martin Harris? Così mi sembra. Sì, sempre io. Che sta succedendo? Cos'è? Una specie di scherzo? Scherzo? E perché mai? Sappi che non è divertente. Conosci quest'uomo? No. Lei chi diavolo è? Chi diavolo è lei? Io sono suo marito. D'accordo, ora è chiaro. Le dispiace tenere quest'uomo lontano da noi, per favore? Liz. Ehi, Liz, signore, fermo, non si avvicina. Per favore, vi prego. Senta, fermo, la pianta se ne va. Liz, che cosa succede? La pianta se ne vada. Che cosa significa? Senta, sia gentile, ci lasci in pace. Signori, per favore, smettetela, vi prego. Non mi ragazzi, venite. Faccia intervenire la vigilanza. Se ne va spontaneamente, chiamo la polizia. Chiami la polizia. No. Chiami l'esercito, se vuole. Ottima idea. Che succede, amore? Mi metti in imbarazzo, spiega. Portatelo fuori. Liz, chiedo scusa, signore. Ero ferito. Vi auguro una buona serata. Stia calmo, signore. Liz, perché mi stai facendo questo? Roba da non credersi. Eccola là. Quella è Liz. E io sono... Vediamo... forse ero ancora fuori. Non ricordo bene. D'accordo. Come ha potuto vedere, lei non c'è. Mi hanno appena confermato l'arrivo a Berlino dei signori Harris il giorno 20 novembre alle 7:40 del mattino. Sì. Alle 8:50 la signora ha preso possesso della suite, dove l'ha raggiunta il dottor Harris alle 3 del pomeriggio. Cosa? Danke. Quello non è Martin Harris. Io sono il dottor Martin Harris. L'uomo che è di sopra sta fingendo di essere me. E quell'impostore le ha portato via anche la moglie? Deve averla forzata, costretta in qualche modo. Ma perché? Mi dia un motivo. Perché? Cos'altro vuole che le dica? Faccia una ricerca su internet. Ci sono più di 400 Martin Harris negli Stati Uniti, signora. Vede? Già controllato. Rod Nicola, un collega della Langmore University, un caro amico, le confermerà le mie parole. La prego, lo chiami. 001... 508 146 2595. Sono il dottor Cole, sono impegnato in... Purtroppo è una segreteria. Per favore, lasciate un... Il professor Pressler, lo chieda a Pressler, è la ragione per cui sono a Berlino. Mi ha invitato alla conferenza per esporre la mia tesi. Lei conosce il professor Pressler? Sì, beh, no, non ci siamo mai incontrati, ma abbiamo parlato al telefono. Ci siamo mandati decine di email. Perché non lo arresta? E per cosa? Ingresso legale nel paese? Presentazione di documenti validi e condivisione di una suite con la moglie? Ah, mi scusi, con sua moglie. Lei è mia moglie. Herr Strauss, esiste un dottor Martin alla Langmore University. Certo, grazie, è quello che cerco di dirvi da... Prego. No, no, aspettate, fermi, no. Fermi un attimo. Vuole far arrestare me. Io pretendo di parlare con la mia ambasciata. Purtroppo è giorno del ringraziamento. L'ambasciata è chiusa fino a lunedì. Herr Strauss, le posso parlare in privato, la prego. Ok. Senta. Forse ha ragione lei. L'incidente. Non riesco a ricordare le cose molto bene. Sono un po' confuso. Questo è il mio dottore. Lavora in ospedale qui a Berlino. Mi aveva avvertito che cose del genere potevano capitare. Io devo tornare là. È di corsa. Sono molto in imbarazzo. Insomma... Lei adesso sta sostenendo di non essere il dottor Martin Harris? Io... non lo so. Bring Sie ihn zu dieser Adresse.
Aspetti, aspetti, fermo. Fermo, ho cambiato idea. Den Reisepass bitte. Serve passaporto. La prego. La prego. Polizia. Molto cattiva. Sono il dottor Cole. Sono impegnato in attività extralavorative. Per favore lasciate un messaggio. Rodney, sono io, Martin. Ascolta, sono a Berlino per la conferenza. Ma... Liz è strana. Non so che cosa sta facendo. È coinvolto anche un uomo. Lei... Sono nei guai, Rod. Noi...
Capisce che non gli frega se le ha salvato la vita. Die Schlampe schuldet mir 20.000 euro. Quella stronza gli è costata 20.000 euro. Von der Versicherung gibt's keinen Pfennig, weil kein P-Schein. L'assicurazione non gli ripaga il taxi perché lei non aveva la patente. Dice che gli immigrati clandestini stanno distruggendo la società tedesca. Insomma, è evidente che lui non sa dove sia. Nessuno sa dove sta lei. Beh, ringrazialo lo stesso. Aspetta. Americano, scusa, non ti abbiamo potuto aiutare. Tu sai dov'è, l'ho capito. Senti, voglio solo ringraziarla, mi ha salvato la vita. Pensavo anche di darle dei soldi, voglio solo ringraziarla. Per piacere. Bach für Sie. Danke. Bitte schön. Danke. Stimmt so. Danke. Si ricorda di me. Ero sul suo taxi. Io non guido taxi. Ero sul suo taxi. Poi l'incidente. Devo sapere dove mi ha caricato. Dove volevo andare. Come ha fatto a trovarmi? Il suo amico Bico. Ich mach schon. Mi lasci in pace. La prego, mi aiuti. Mi lasci stare. Grazie di avermi salvato. Mi scusi, devo andare dal professor Bressler in laboratorio. Ho appuntamento alle 12.30, ho fatto tardi. Il suo nome, prego? Dottor Martin Harris. Aspetti un minuto. Il professore mi conosce, abbiamo fissato questo incontro settimane fa. Was machen Sie denn hier? Professor Bress. In questo laboratorio non si può entrare. Lei l'uomo chi? Accanto a lei non è Martin Harris. Io sono il dottor Martin Harris. E allora? Che significa? Ci sono tu e Martin Harris? No, glielo spiego io. Quest'uomo ieri è piombato in albergo affermando di essere me. È intervenuta la polizia. Io ho chiamato la polizia, bugiardo infame. Si è fatto dimettere ieri da un ospedale. Pare che abbia subito un professore. Trauma. Professor, soll ich die Polizei rufen? Ja, danke. Noi due abbiamo parlato, lei e io, al telefono, del suo interesse per le forme alternative di propagazione. Le ho raccontato di mio padre, un insegnante, della sua passione per la scienza. Abbiamo parlato dei suoi figli. Di quanto tempo lei passi con loro dalla morte di sua moglie? Due figlie, giusto? Mi ha anche detto i nomi, che sono... non riesco. Li so, li conosco. Laurel e Lily, gemelle, che ora hanno 10 anni. Avevo circa la loro età quando dissi a mio padre che volevo fare il botanico. Se lo ricorda, professore? Ne abbiamo parlato al telefono, del fatto che non avevo mai visto mio padre tanto felice. No, non eri tu. Ricorda, abbiamo parlato del coraggio delle nostre mogli nello sposare degli scienziati. Io le ho raccontato nostro del nostro viaggio di nozze a Parigi. Mio e di mia moglie. Di come lei volesse visitare ogni museo, mentre io volevo solo vedere l'École Polytechnique. Ma lei insisteva, e così ho visto per la prima volta l'uomo vitruviano di Leonardo. Tutto ciò è surreale. Professor di polizia è qui. Un momento. Io non so chi sia davvero quell'uomo, ma mi sta portando via tutto quello che ho. Lo dovete arrestare. Coraggio, arrestatelo! Io non credevo di dover arrivare a questo.
Passa? No. Ich sollte das jetzt wahrscheinlich nicht tun, aber... Il mio amico, lui... Guarda. No, lui trova persone. Martin, l'errore è stato mio, non dovevo lasciarla andare via. Che cosa mi succede, dottore? Confusione, perdita di memoria, completa o parziale perdita di identità, sono stadi frequenti durante il recupero. Una persona può uscire da un coma convinta che sia realtà quello che prima era solo fantasia. Adesso le daremo dei sedativi e faremo un'altra risonanza per capire qualcosa di più. Se non sono Martin Harris, perché so tante cose su di lui? Può darsi che lui sia qualcuno di cui lei aveva letto o aveva anche conosciuto. Sa cosa si prova quando si diventa pazzi, dottore? È una specie di guerra combattuta tra quello che ti dicono che sei e quello che tu sai di essere. Secondo lei chi vince? Allo, Martin. Non ci vorrà molto. Entschuldigung, wo bringen Sie diesen Patienten hin? Oh, hallo. Ich soll diesen Patienten hier ins amerikanische Krankenhaus in Wiesbaden bringen. Ohne das Formular können Sie mich mitnehmen. Hier sind drei Bewerbungspapiere. Sagen Sie mal her, da muss ich erst anrufen.
tranquillo, mi sento meglio, molto meglio. Pronto? 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 Si prevede quindi una notte piuttosto fredda a Berlino, con la minima intorno ai 3 gradi e un'alta probabilità di nevicata per tutta la giornata di domani. Ancora al settore occidentale, alla Valle della Luna. Jürgen? Sì. La conosce? Sì, mi ha assistito in ospedale. È stata gentile anche con me. Mi dispiace. È morta. Venga, si accomodi. Grazie. Drink? No, grazie. A suo tempo facevo parte della Stasi, il Ministero per la Sicurezza di Stato. La polizia segreta della Germania Est, eh? Esatto. Ne vado fiero. Mi scusi. Non dovrei più bere, ma mi piace scordarmelo. Noi tedeschi siamo maestri nel dimenticare, prima di essere stati nazisti, e ora abbiamo dimenticato 40 anni di comunismo. Ma non è solo la storia a venire dimenticata, anche le persone. La prego, mi racconti della infermiera Gretchen Erfurt. Che strana storia. Per un attimo mi avevano convinto che fossi impazzito. Ma quando sono venuti a uccidermi e hanno ucciso la sua amica, ho capito. Sinceramente non so come potrei aiutarla. Ho bisogno che lei mi aiuti a dimostrare la mia identità. Posso? Prego. È un regalo di mio padre. Lo porto sempre con me. Questi le dicono qualcosa? No, è la calligrafia di mia moglie. Per lei quindi avranno un senso. Quello è il mio programma per questa settimana.
Sua moglie è coinvolta in questa storia. Deve esserle accaduto qualcosa in passato. Nuove amicizie, una conoscenza, una sua assenza inspiegabile. No, no, non c'è stato niente. Me ne sarei accorto. Gli uomini amano sempre credere che... No, non Liz. La conosco. Ma la sua Liz dice che non conosce lei. Senta, chiunque ci sia dietro deve aver pianificato la cosa per tempo. Hanno passaporti, carte di credito, foto di famiglia, santo cielo. Insomma, c'è voluta una preparazione, non le pare? Conoscono anche nei dettagli il frutto delle mie ricerche, i rapporti che ho avuto col professor Preston. Sapevano anche che lei avrebbe avuto un incidente del tutto casuale, tale da permettere a un estraneo di prendere all'improvviso il suo posto? Questa gente sarà anche in gamba, ma non è Dio. Una qualche conferma comunque non guasterà. Esisterà una prova, non possono aver pensato a tutto. La domanda è perché mai qualcuno dovrebbe prendere il suo posto. Che cosa ci guadagnano ad impersonare lei? Che cosa ci guadagna sua moglie negando la sua esistenza? Lei mi crede? Nella Stasi utilizzavamo un metodo elementare. Fa molte domande e l'uomo che mente alla lunga modificherà le sue dichiarazioni, mentre l'uomo che dice la verità non cambierà versione, per quanto assurdo appaia il suo racconto. Lei mi crede? Io credo che lei abbia detto la verità, dottor Harris. Comincerò chiamando il suo collega alla Langmore. Come ha detto lei, è il giorno del ringraziamento e c'è il fuso orario, per cui ci vorrà tempo per entrare in contatto con lui. Poi ci sarebbe la questione... Ah, dei soldi, certo. Sfortunatamente sì. Soldi. Ha ragione. Ecco, è tutto quello che ho. Appena potrò, le darò il resto. Questi per le spese. Certo. Mi serviranno 24 ore. Mi chiami domani pomeriggio e convinca l'autista di taxi a parlare con me. Lei era presente all'inizio della sua odissea. Forse sa qualcosa. Ci ho già provato. Potrebbero esistere dettagli che abbiamo trascurato. Per questo ero apprezzato. L'attenzione ai dettagli. Gina. So perché sei fuggita dopo l'incidente. Sei una clandestina. La polizia ti avrebbe sicuramente espulsa. Senti, voglio regalarti questo. E se io non lo volessi? Vale almeno 5.000 euro. Senti quanto pesa. Su, è autentico. Da EHAMH? Da Elizabeth Harris, mia moglie, a me, Martin. Un regalo speciale. D'accordo, Martin Harris. Cosa vuoi? Che tu venga a parlare con una persona. Io non vado alla polizia. Non è della polizia, te l'assicuro. Ho bisogno che tu gli racconti i fatti. Tutto, tutto quello che ti viene in mente. In più, ho bisogno di un letto per stanotte. Per favore. Il sentimento è sempre la prima cosa che se ne va. Luca, Herr Brandt, sprich für Sie auf Leitung 1. Brandt? Hans? Hier ist Jürgen. Jürgen? Von früher, von den guten alten Zeiten. Hans, du musst mir einen Gefallen tun. Ti ho preso davanti all'hotel Adlon. Volevi andare all'aeroporto. Avevi fretta. Ah, sì? Ma ero appena arrivato. La cosa non è logica. E tua moglie non ti ha riconosciuto. Da quanto siete sposati? 5 anni. 5 anni? Lo so che sembra assurdo, ma è così. Siamo arrivati. Purtroppo niente ascensore. Lo so, non è l'hotel Adlon. Le pareti sembrano fatte di cartone, ma è una casa. Devo lavorare stasera. Tu dormi sul letto.
Ho un altro materasso. È caratteristico. Ti dispiace se mi faccio una doccia? Provaci. La cabina è un po' stretta. La luce è rotta. Dovrai lasciare la porta aperta per vedere qualcosa. Scusami, non avrei dovuto. Ti do ospitalità, questo però non ti dà il diritto di... Sono belli i disegni. Lo vuoi sapere? Questa sono io. 2.258 euro. Cifra in crescita. Arrivata a 4.000 comprerò dei documenti e potrò andarmene da questa casa. Vendi l'orologio. Vale più di quella cifra. Già previsto. Vai a dormire. Ah, lui di solito non dura a lungo. Quest'uomo, Jürgen, non è assolutamente un pericolo per te. Va bene. Ciao. Vedo che hai compagnia. Le hai le chiavi? Sì, riportamele a casa, lasciale accanto al televisore e non dimenticare di azzerare il tassametro. Sei il migliore. Lo so, avanti. Sì, mi faccio tutti gli americani che mi mandi. È inutile che mi spieghi. Farei danni!
Jones? Chi diavolo sei? Dammi le chiavi del taxi, dammele. Vieni, non puoi restare qui. Un'infermiera in ospedale. Cosa? Ha ucciso un'infermiera. Thank you.
promossa! Wir sind voll, langsam. Devi credere. Io quegli uomini non li avevo mai visti. Fra tanti taxi dovevi salire proprio sul mio. Vorrei non averlo fatto, credimi. Penso a Vico. La sua famiglia in Africa. Non riceverà più soldi e non saprà mai perché. Di uomini cattivi come quelli là. Ne ho già incontrati tanti in passato. Hanno massacrato la mia famiglia in Bosnia. Mia madre, mio padre, i miei fratelli, tutti morti. Dobbiamo sparire. Gina, danno la caccia a me, non a te. Non essere stupido, ti seguono tutti e due. Se hanno ucciso Vico, anch'io farò la stessa fine. Sei pronto? Non chiedere. Grazie. Mi dispiace di aver portato altro dolore nella tua vita. Io cercherò di rimediare, te lo prometto. Lo so. Ho scoperto qualcosa, credo.
È un codice molto semplice. Il primo numero si riferisce a una pagina del libro. Il secondo a una riga di quella pagina. Il terzo a una parola su quella riga. Quali sono le parole? I nomi scientifici di due specie di piante. Calocortus albus e Umbellularia californica. Cioè calocorto bianco e lauro californiano, due comuni piante da fiore. E che significano? Questo non lo so. Non riguardano il lavoro suo del professor Pressler? No. Martin, quanto sono legati il professore e il principe Shada? Molto legati. Il principe sponsorizza la conferenza. Sono due progressisti. Pressler combatte la fame nel mondo e fa ricerca su nuove forme di colture. Offre libero accesso ai suoi dati. Il principe finanzia il suo lavoro. Sa che il mondo continuerà ad avere fame anche quando il petrolio sarà esaurito. E certi brevetti agricoli varranno una fortuna. Questo progressismo al principe sta costando caro. Gli estremisti del suo paese lo odiano. Ma lui va avanti per la sua strada, malgrado i numerosi attentati alla sua vita. C'è un cocktail prima del discorso di Pressler di stasera, no? Sì. Un ottimo motivo questo per voler essere al suo posto. Martin Harris e pochi altri invitati raccolti in uno spazio ristretto con il principe Shada. Già. Jürgen forse ha ragione, ma può non riuscire a dimostrarlo. Devo trovare Liz. No, Martin, questa non è una buona idea. Chi la manovra finora si è attenuto al mio programma. E io so dove sarà lei oggi. Qualcuno la terrà sotto controllo. E se ci fosse anche lui? No, non ci sarà. Lui e me, ricordi? Sarà all'incontro con Pressler. Sono seduti adesso. Avvisami quando se ne vanno. Grazie. Thank you.
Liz. Cosa fa lei qui? Liz, dimmi che succede. È pazzo. Lei deve lasciarmi in pace. Perché? Dimmi solo il perché. Ti obbligano ad agire così. Ti hanno fatto minacce. Come ha fatto a trovarmi? Mi ha seguito. Al nostro arrivo l'hai letto su una rivista e detto che avevamo già visto una sua mostra a Chicago insieme. Non ti ricordi più? Io non posso uscirne. Vieni via con me, dai. No, ci uccideranno tutti e due. Non ti avrei dovuto lasciare sola, non sarei mai dovuto salire su quel taxi. Proprio non capisci, allora. La tua valigetta è stata dimenticata all'aeroporto. Per questo volevi tornare là. La devi ritrovare. Aspettami lì. Liz, aspetta. Ti amo tanto. Cosa ti ha detto? Non qui. Dove sei stato? Devo andare all'aeroporto, di corsa. Sì, sono io. Mi chiamo Rodney Cole. Ho ricevuto un messaggio da parte sua. E un altro da parte di Martin Harris. Qual è il problema? Oh, cosa mi dice? Non ci posso credere, povero Martin. Senta, ho una buona notizia. Sono appena arrivato a Berlino. Stavo insegnando a Leipzig. Aspetti. Hochschule für Technik. Mi perdoni, il mio tedesco è inascoltabile. Sono venuto qui oggi per sentire il discorso di Bressler. Potrei passare da lei? No, non si preoccupi. Non mi crea nessun disturbo, ho capito in che zona si trova e non è lontano. D'accordo, non vedo l'ora di conoscerla, signor Cole. Allora ci vediamo tra poco, la saluto. Rodney Cole. Leipzig. Herr Jürgen? Dottor Kuhn? È un piacere. Grazie. Deve? Ho una bottiglia di brandy di scarsa qualità che sospetto contenga lacca per capelli. Ha reso cieco un vicino e la moglie me l'ha regalata. No, grazie. Magari un caffè? Lo stavo giusto preparando per... No, niente, grazie. Era nell'esercito? Nella Stasi, vecchia Germania dell'Est. Mio nipote sarà entusiasta quando glielo racconterò. Adora tutto quello che è relativo alla guerra fredda. Oh, guarda qua. Questa che macchina è? È una Volga Gas 24. Sospensioni di un carretto e all'interno gli odori di una conceria. Sparite alla stessa velocità del muro.
Signore e signori, abbiamo iniziato ora le discese verso l'aeroporto di Ballintane. In questo momento a terra sono le 7:30. Buongiorno. È di appena meno 4 gradi. Tu hai dormito? No, dormirò in albergo. Sarai all'altezza. Lo sei sempre. Lo scopo della vostra visita? Un congresso sulle biotecnologie. Devo presentare una relazione. Signore e signora Harris, benvenuti a Berlino. Dankeschön. Avanti, prego. Devo presentare una relazione. Beh, lei me l'ha chiesto. Benvenuti a Berlino. Di usarlo. Lei l'ha avuto. Solo i migliori ce l'hanno. E se all'improvviso la memoria gli ritornasse, che fareste? Kann ich einmal den Ausweis sehen? Er hat keinen. Er hatte einen Unfall. Deswegen wurde die Tasche hier abgeholt. Ich habe Pech gehabt. Aspetti, aspetti. La prego. Bitte. La combinazione della serratura. E... Due, otto, zero. 280. 280635. 280635. Chi sono io? Posso? Non dovresti rimanere qui. Non è sicuro per te. Devo aspettare Liz. Gina, dove vai? Hai avuto indietro la tua vita? Sono felice per te. Adesso devo pensare alla mia. Gina. Grazie. Non me ne servono tanti. Sono meno di quanti ne meriti. Per tutto quello che hai passato. Avanti, accettali.
E se ha detto a quelli che venivi qui? Liz non lo farebbe mai. Chi te lo assicura? Gina. È mia moglie. Sì, hai ragione. Troppo pesante per me. Martin, oh signore, fatti vedere, come stai? Rodney, e tu qui che ci fai? Ma come, mi hai chiamato? Non ricordi, mi hai lasciato un messaggio in segreteria. Sono salito sul primo aereo, in che guaio ti sei cacciato? Rodney, scusa se ti ho coinvolto, ma... No, non dirlo neanche, siamo amici da 15 anni noi due. Tu faresti lo stesso per me. La prendo io, lascia pure. Fräulein? Hallo? Was jetzt? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Helfen Sie mir bitte mit dem Gepäck. Ah, claro. Was machst du da? Was? Una cosa del genere non mi era mai successa. Sei convinto di essere Martin Harris, vero? Che diavolo, Rod? Tu sei il mio migliore amico. Tu sai chi sono, mi conosci bene. Quel tizio non c'entra niente, lui non è... Martin Harris? No, certo che no. Ma neanche tu lo sei. Cosa? Non c'è nessun Martin Harris. Semplicemente non esiste. Lo hai inventato. È il tuo alter ego costruito apposta come copertura per questa conferenza. No, stai dicendo assurdità. Liz! Liz? No. Liz non è tua moglie. Siete due professionisti. No, 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 no. Tu non sai quello che dici. Lei è... I tuoi ricordi non sono veri. Martin Harris... è un'identità fittizia. Hai costruito il suo personaggio curandolo nei minimi particolari. Hai ragione, Liz, hai perso la testa. Ha dovuto usare il rimpiazzo, come pensi che si senta? Un giorno su di te scriveranno un manuale. Ah, grazie per aver recuperato la valigetta all'aeroporto, lasciarla lì... non era il caso. Era un dettaglio che metteva a rischio i nostri piani. Jürgen lo aveva capito. A proposito, è morto. È morto molto bene.
cosa che purtroppo temo di non poter garantire a te. Mi dispiace. Mi dispiace. Non sai quanto. Rodney! Di preparazione. Abbiamo fatto miracoli per sostituirti. Sai quanto tempo ci sei costato? È il ringraziamento. Potevo stare con la mia famiglia a casa a cena. Invece di correre dietro a te che fai casini, batti la testa e prendi per vera la tua copertura. Dimmelo. Io chi sono? Eri un assassino professionista. Eri il mio uomo migliore. Ora invece sarei l'ennesimo tossico morto senza nome. Martin Harris, sposato con Elizabeth Thurman il 18 luglio 2006 a Martha's Vineyard. Padre morto il 9 settembre 87 per un attacco di cuore. Inventato da me. È tutto per uccidere un uomo che non conosco. Guarda, 27 agosto. Hai un timbro d'ingresso. Sei venuto a Berlino 3 mesi fa. Sei pronto? Quasi. Pronto. Chi è questa gente? Possono diventare chiunque. Loro. Noi siamo killer. Il principe Shada verrà assassinato stasera. C'è una bomba nella suite. Ce l'ho messa io.
Dovevi lasciarmi annegare. Quello che conta è cosa farai ora, Martin. Konferenzgäste nehmen ihre Plätze fürs Dinner ein. Frau Manieran, bitte. Professor Bressler ist jetzt in der Empfangshalle. Nein, kannst du nicht bleiben. Ja. Guten Abend. Der Professor ist auf dem Weg zu Eisenhower Suite für den Empfang. Und jetzt zeigen wir noch mal den fünften Stock. Prinz Schader hat sein Suite verlassen. Er geht jetzt auch zur Empfangsparty. Siamo onorati della sua partecipazione. L'onore è tutto mio. Desidera bere qualcosa? In certi ambienti mio marito è più noto per i suoi martini che per le sue ricerche. Ha un invito, signore? Oh, non credo di averlo. Leo, prego, accomodati. Non ti serve un invito per il tuo ricevimento? Lieto di vederti. Il piacere è mio. Conosci la nostra ospite? Non ancora. Salve. Ora capisco perché si spacciava per suo marito. Di qua. Ich brauche Security am Dienstboteneingang. Lo dia pure a me. Preferirei tenerlo se non le dispiace. Può fidarsi, professore. Ansia da separazione. Se può, me lo lasci lì. Va bene. Grazie. Da che? Da questa parte, signorine. Da che su. Mi scusi. Sarei tanto sicuro, però. Molti miei parenti non approveranno. Di qua. Lasciatela stare! Yeah, ok. Nella suite Eisenhower. Ce l'ho messa io 3 mesi fa. Immagino che ora dirà di essere il dottor Martin Harris. Lei non ha capito. Mi porti in quell'appartamento. Le farò vedere esattamente dov'è. Nella suite? Durante una festa con il principe Shada e i più autorevoli ricercatori del mondo? Ma certo, perché anzi non me l'ha chiesto prima.
Non sto mentendo! Controlli sul registro presenze il 27 agosto di quest'anno, ma lo faccia subito, molta gente morirà! Scusate, vado a riprendere la presa. Aspetti, la metà tracolla, proprio come un bravo studente. Ah. Grazie. Ci sono i suoi segreti lì dentro. Già, potremmo definirli così. Scusate un attimo, devo fare una cosa. Certo. Ferma, ferma. Ci siamo. Mi vede? Guardi, mi vede? Sofort Alarm auslösen. Das gesamte Hotel wird evakuiert. Wir übernehmen den Prinzen am Hinterausgang. Sie kommen mit mir und Sie beide bleiben hier und passen auf, dass die den Raum nicht verlassen. Alles klar? Attenzione, attenzione. Loren! Loren! Komm hier! Trova il bersaglio, eliminalo. Abbiamo quello che volevamo, io penso alla bomba. Non se ne parla. Hanno le mie immagini di quando l'abbiamo piazzata. E allora? Non voglio che il mio viso sia collegato per sempre a un'esplosione che non ci serve più. Va! Lily, Laurel. Le figlie di Bressler, Giglio e Lauro. Due piante da fiore, Calocortus albus e Umbellularia californica. Il codice, sul tuo libro. Le sue password. Sembra che Bressler stia lavorando a una nuova varietà di Gran Turco che può crescere in ogni clima. Una rivoluzione. Se rubano i suoi dati e lo uccidono, quella formula può valere miliardi in mani sbagliate. Laurel! Oh. Laurel! Laurel! Se la bomba esploderà, penseranno a Shada ucciso da estremisti. Ma il bersaglio non è mai stato lui, è Bressler. State a sentire, dovete dire a Strauss che vogliono Bressler. Mi hai capito? Corri! Vai! Fatemi passare! Levatemi! Via! Laurel! 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 Vagava per l'albergo cercando lei. La ringrazio molto. Figuri. Meglio andar fuori. Sì, certo. Allora è vero che non ti ricordi più niente.
durante la festa che entreremo nel computer di Bressler e ruberemo i suoi file. Il cliente vuole un lavoro pulito. Vuole i dati dal computer e Bressler morto. Nessuno dovrà mai capire cos'è successo. Quando la bomba esploderà, penseranno che il bersaglio era Shada e che Bressler è stato un danno collaterale. Era buona. E ora la squadra. Eccellente. A meno di 24 ore dal fallito attentato alla vita del principe saudita, il premio Nobel, professor Leo Bressler, ha annunciato la scoperta di una nuova varietà di grano turco, a rapida crescita, autopropagante, resistente sia alla siccità che ai parassiti, e che sarà disponibile su scala mondiale senza dover pagare diritti d'autore o di brevetto. Abbiamo reso la mappa genetica della nuova sostanza disponibile a chiunque. È un regalo del principe Shada e della scienza all'umanità. Le organizzazioni umanitarie hanno applaudito nell'apprendere la notizia. I colossi dell'industria agroalimentare, invece, colti di sorpresa, hanno visto calare del 14% le loro quotazioni in borsa. Anna Bellmander, da Berlino. Le altre notizie. Il Parlamento europeo ha approvato ieri una legge che cancella i dazi doganali provenienti dal Stato d'Africa. Con 582 nuovi Tieni. Ora sei libera di fare quello che vuoi.
Claudia Marie Taylor. Carini. Ti si addice. Tu chi sei? Harry. Harry Taylor. Molto lieta, signor Taylor. Il piacere è mio.